Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge Quindi bentornati ragazzi in casa a Redfield Purtroppo... Ciao Rebecca, chiamo per farti sapere che Thomas Wilson è deceduto. Pensavo volessi saperlo. Eh sì ragazzi, il nostro Thomas è passato a miglior vita, infatti la nostra, eccola qui, lutto. Alfred Redfield è diventato adolescente. Queste notifiche, ragazzi dipendono ovviamente dall'MCC Commander, perché l'ho installata appunto come vi avevo detto per ehm, rendere più autonomi i sim che ehm, con cui non gioco, ecco, per esempio, ecco, pensiamo alla famiglia di Clara. appunto, ricordo ragazzi che all'epoca questa carriera era estremamente buggata, che è? No, ma no, dai, ma il lutto pure in ospedale, no, no, vabbè, ma perché ragazzi? Ma assumete personale che non abbia stetà, porca pera, salve Tristo, come va? Tutto bene? Capirai, lei qui proprio è eh, un giorno gioi glorioso proprio per lei. Tutta, tutti i giorni, chissà quanti ne, ne recupera qua. Che in ospedale, comunque, ecco, trasferisci il caso del paziente. Eh, a chi? Non c'è un'anima. Tutti qua, ragazzi. dio, in questo ospedale si muore. E eh, non solo qui, tesoro, mi dispiace tanto. Quindi sì, um, ragazzi. Una tragedia. Nonostante Mi... tutto. La nostra viene promossa tecnologa medica, quindi guadagnerà 14 simoleon in più all'ora per un totale di 49 all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus, 312 simoleon, nuovi abiti, luce chirurgica, batti il buio. I tapirulan medici possono essere, possono ora essere usati per esaminare le condizioni dei pazienti. Denaro guadagnato 280 simoleon, compresa la morte, ragazzi, devono darci un bonus, però vabbè. Allora ragazzi, questo è ufficialmente l'episodio del mai una gioia, cioè nel senso che... Tutto sta andando storto. Ada è passata di età in automatico. Io pensavo di avere tempo almeno fino alle 18, invece neanche per il pelo, perché è passata d'età. E vabbè, quindi questo compleanno è andato così. Comunque, da Todd la bambina, bene ne abbiamo altri, fortunatamente. Lei era cattivante, quindi è cresciuta con la socialità a livello 2. E vediamo un po'. Dunque, 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 dunque. Io Ada me la immagino una bambina mentale. Sebbene sia l'aspetto sociale quello più sviluppato, perché ad avrà un carattere, ragazzi, un pochino particolare. Già vi dico che è un tipo solitario. Giuliano ha spedito il regalo. Ecco, allora io, ragazzi, non è cattiveria, non è che volessi far perdere tempo, ma questa aveva la fame praticamente a schifo e il divertimento pure, mi stava in crisi mistica, la madre pure aveva la fame sotto, proprio che non vi dico, questa conciata così, lui conciato così, volevo fargli riprendere un attimo e poi organizzare una cosetta, però vabbè non c'è stato modo, quindi tesoro mangia, notate il piatto ragazzi qui e ora mostratemela, fatemela vedere subito, anche se è cresciuta, la qua. Cioè, ragazzi, io dico, no? Uno può stare così? Tesoro! Che dire, ragazzi, sono sconvolta. vabbè. Ragazzi, eh. questa è la nostra Ada Redfield. Io direi che la adoro, ragazzi. È eh, di poco, mi piace veramente tanto. E credo somigli molto più a Mirko piuttosto che a sua madre. Come potete vedere, secondo me... Ha ripreso molto più di suo padre, ragazzi, quindi la genetica forse verrà stravolta di più in questa generazione, da una parte lo spero perché, no, è carina come cosa, quindi questa è la nostra Ada, io ci ho messo un botto per rifarle il look, ragazzi, perché lei ha un look un po' particolare, imparerete a conoscere Ada e chissà se vi piacerà, comunque... Nei suoi abiti quotidiani come potete vedere ne ho fatti diversi Sempre con il, il rosso perché no non è una nozzo berry challenge ragazzi però Diciamo che il rosso anche nel gioco io intanto vi mostro gli abiti formali vado avanti così è il, gioco, è il colore scusate che la caratterizza in modo particolare Abiti scusate sportivi eccola qui Da notte, Io ho fatto sempre una variante senza e con pantofole. E in più, una variante da casa, cioè questo è il look che indossa per stare in casa quando non porta il pigiama. Immaginiamo da festa e guardate quanto è carina anche. Colori ragazzi, spesso parecchio sgargianti o dal molto femminile a. Al maschiaccio, fra virgolette. Mi piace questo look così. Su di lei, ecco il costume da bagno, ragazzi. E infine, gli abiti per le temperature calde. Guardate questa magliettina, quanto è carina, ragazzi! Quindi, questo è il look: diversi look, perché non è uno solo, come potete vedere, che ho scelto per la nostra Ada Redfield. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, se vi piace, se secondo voi mh, somiglia come credo io a ah, vedete notare che all'apparecchio ragazzi. Perché sì, mi piaceva l'idea comunque ecco di darle, no? L'apparecchio e se come credo io somiglia di più a Mirko piuttosto che a Sherry. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e se soprattutto l'acconciatura, il cambio look in generale vi piace, quindi vestiti, un po' tutto. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate. No, ok, ragazzi, io torno un secondo in game perché sono sconvolta. Notifica di matrimonio: Lilith Vatore e Mirko D'Angelo si sono sposati. Oh, quindi il caro Mirko stava frequentando effettivamente qualcun'altra. Altro che occhi solo per te, un par di pere. Vabbè, ovviamente questo ragazzi dipende dalla MCC. Però vi ricordo eh, che l'ultima volta che i nostri hanno parlato, no? Eh, C'era un piano ben definito per il loro futuro. Quindi vediamo come stravolgerà le cose questo matrimonio. Ora sono proprio curiosa. Cioè, ragazzi, la sfiga oggi eh, regna sovrana. E anche Nemesisina ha vissuto un'esistenza felice e ricca di ossa, palline e latrati, ma è giunto il momento di voltare le pagine e raggiungere il grande parco canino del cielo. Cioè, ma porca la pera, dico io, ma possibile tutta questa sfiga in questo episodio? E Ada per fortuna è a scuola, ragazzi, perché sì, ha fatto i compiti, off camera, io l'ho mandata a scuola, ma io dico ragazzi, qua c'è una sfiga pazzesca. Non è mai facile perdere qualcuno a cui ti Rebecca ricorderà sempre l'amore della sua vita. Oh, ragazzi, veramente mai una gioia episodio, ma mai 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 di brutto. Sì. Eh, lo so, tesoro. Guardatela, ragazzi. Eh, proprio... sì, va tutto storto. Oh. Eh, e per di più immaginiamo anche, appena ricevuto, perché lei ovviamente stava dormendo quando vi ho mostrato il messaggio di prima... Appena ricevuto il messaggio della sua migliore amica, quindi di Machi, che la informa che Mirko si è sposato con una certa Lilith. Ora nessuno la conosce questa tizia, no? È una straniera, viene da fuori, ragazzi. Quindi per di più tutto insieme, ragazzi. Cioè, um, proprio mai una gioia. Ok, quindi, ragazzi, okay. onde evitare altri episodi di sfiga visto che comunque non sta crescendo un erede comunque una fra virgolette figura importante, concedetemi il termine, ho deciso di mh, fare una cosa in casa perché oggi non è proprio aria per i Redfield e quindi vai qui insieme vai qui e vai qui perché ragazzi, impara a conoscere Mirko, va bene tesoro e poi stai per conto tuo, va bene? Ovviamente chi ha invitato? Immaginiamo Mirko, ovviamente, no? Gli amici. I soliti amici. Quindi tesoro, vieni qua. Michevole abbraccia affettuosamente, papà. Senti, ma devi stare proprio dentro la culla. Io, ragazzi, non ho parole, e sarà proprio lui a uh, far passare d'età. La piccolina, la nostra Ashley. Vai su sempre che la tizia si tolga dal pelo. Mentre intanto, ecco, lei sta passando d'età. Mentre intanto, guardate loro, no? Lei è felicissima perché, ovviamente, ragazzi, immaginiamo che um, col tempo, negli anni, perché ecco, adesso lei avrà tipo, va a scuola, avrà sei anni, tipo, immaginiamo, no? E nel corso di questi sei anni, comunque, lei ovviamente ha avuto. Um, contatti con suo padre è venuto spesso a trovarla eccetera eccetera e um, Sherry è sempre un po fra virgolette lui anche è molto triste perché ti sei sposato eh sì ragazzi perché c'è una verità ora vi, vi racconto ed è un po' ascile cresciuta vabbè questo è un cc mancante ragazzi non ci fate caso e quindi Ashley Ashley um, movimentiamo un po le cose scatenata Fatemela vedere, poi io dovrò ovviamente modificarle il look, ragazzi, caro. Quando vuoi, lasciala giù, facci questa cortesia, mollala, ecco, stanno parlando. E lei, secondo me, in questo momento cosa farà? Uh, vediamo un po'. Farà così: terminerà il raduno. Quindi sarà lui. Eh, sì, ragazzi, ve l'ho detto, è uno schifo oggi, una tristezza perenne, perché purtroppo, no, sarà lui, Azioni, forma un gruppo, a formare il gruppo con Alessandra, con... Eh, c'è anche Alexia, oh, bello! Comunque con le ragazze, no, che stanno qui, abbiamo inserito tutti, sì, mentre la nostra, ovviamente, parlerà con lui, forma un gruppo. Esclusivamente con Mirko d'Angelo per ovvi motivi, no, ragazzi? Quindi, innanzitutto, vabbè, questa purtroppo manca una mesh, ragazzi. Non ho, no, non ho eliminato scusate il cappello. Però, guardatela, oh mio dio! Cioè, secondo me è Mirko, ragazzi. È Mirko. Non lo so, mi ricorda tantissimo Mirko. Guardatela, questi occhioni! Me lo ricorda troppo, secondo me è tutta il papà. Poi io in caso ovviamente la modificherò, ragazzi, la sistemerò e nel prossimo episodio ve la mostrerò bene, però c'è una cosa importante di cui dover discutere. Prima di tutto facciamo che questo poveraccio, ragazzi, va qui insieme, patata, um, dai tu puoi resistere, anzi fai una cosa, fatti un pisolino patatosa. Tutti vengono qui. Chi ti sta chiamando, tesoro? Chi è? Leonardo. Vabbè, vengono tutti qua e No, non chiacchierare qui. Vai qui. Quindi vai qui, smettila di chiacchierare con Papino. Lei adora ragazzi suo padre. Io mi immagino eh, questo legame molto forte con sua madre, però anche col padre, insomma, ecco. Vuoi mollare tua figlia, caro? Grazie, facci sta cortesia proprio. Grazie, lasciala lì. E poi vai qui insieme, portali tutti qui, ma povera patata, mettiti giù a dormire, patatosa dai. Ok, sono tutti qui. Quindi, proprio perché, ragazzi, è venuta a mancare Nemesisina e è venuto a mancare Thomas. Insomma, la sfiga la regna sovrana, lui esprimerà un desiderio. Perché ormai ci siamo, ragazze. Non voglio passare tanto anche lui solo, fra virgolette, come un cane. Passa d'età caro. Oh, tanti auguri, non ce la fa. Tanti auguri, caro, buon compleanno. Mirko è passato di età. L'età adulta ti aspettano la realizzazione dei sogni, la pianificazione del pensionamento e la crisi di mezza età. È il momento ideale per iniziare a definire gli obiettivi vitalizi. Eh sì, lui ha degli obiettivi, come per esempio, avere un minimo un altro figlio o figlia. Eh, e darsi da fare per quanto concerne poi, ragazzi, la famosa scuola di ballo. Perché sì, la nostra, come dicevo prima, ha deciso di dare un po' una svolta alla sua vita, no? Ha detto che cappero. Cioè, um, basta, è arrivato il momento. Prendi un pezzo insieme. È arrivato il momento di darsi da fare, no? Quindi prendi un pezzo anche tu, patata, dai. Prendi un pezzo. E quindi vuole mettersi in gioco. Motivo per cui ha lasciato il lavoro. Però eccolo qua. C'è una cosa che la nostra deve fare. Vai qui insieme. Deve parlare con lui. Perché ragazzi, ovviamente, non vuole fargli vedere che è gelosa e sta rosicando. Ovvio, no? Conosciamo bene come è fatta Sherry. Però... Um, con al solito suo, farà. Magari inizierà dicendogli come mai quella faccia che c'è prima notte di nozze deludente. Anzi, complimenti, tanti auguri, Adula. Sei stato proprio bravo a non invitare nemmeno tua figlia, no? E soprattutto perché poi per è quella la cosa, ragazzi, che la fa girare. Cioè. Oltre al fatto che si sia sposato, ragazzi, perché l'ultima volta le aveva detto: Ah, io ci sei solo tu per me, eccetera, eccetera. Quindi si sente presa in giro. Ma soprattutto, eh, parliamoci chiaro: cioè, mh, ha una figlia a cui deve tener conto, no? e ha agito senza discuterne con lei, senza coinvolgere la bambina, quindi a un certo punto questa bambina si ritrova una matrigna, chiamiamola così, eh, Senza cioè dal giorno alla notte, quindi questa cosa comunque la disturba molto, no? E poi le raccontano una storia incredibile, però Mirko, vedete, è triste ragazzi, proprio per il matrimonio. E voi direte perché cosa è successo? Vabbè, non facciamo finta che non ci sia stato il bacio, no? Eh, cosa è successo? Si è sposato con lei perché è incinta? Chi lo sa ragazzi? Questo nel dettaglio non lo sappiamo. Quello che sappiamo, no? È che ragazzi, quando ehm, off camera, due volte, per ben due volte, Mirko l'ha invitata. La prima volta a un appuntamento eh, presso un lotto nel quale appunto si svolgono matrimoni. La seconda volta a casa sua. Quindi ragazzi, Mirko deve parlarle di qualcosa, con urgenza, e lei ha fatto finta di niente, ha ignorato, perché poi sappiamo che comunque fondamentalmente Sherry di base è anche un po' infantile, no? Allora, come mai quella faccia, quel muso lungo, cosa c'è? Ha piovuto al tuo matrimonio? Non scherzare, guarda, sono disperato, ho provato a chiamarti e non mi hai mai risposto. Beh, cosa è successo? Hai perso il sorriso? Eh? Ora che ti sei sposato? Come ti è venuto in mente, Mirko? Eh? Di non coinvolgere me, tua figlia! Cosa pensi? Guardate quanta incavolata! Cosa pensi? Che la vita sia una da casa delle bambole per caso? Eh? Come lo diremo ad Ada adesso? No, e lui sta dicendo "Ma se mi fai parlare magari ti spiego". Certo, spiega, avanti. No? Cosa è successo? Sei stato rapito da un orso che ti ha costretto a sposarti? Beh, no, tesoro, non credo sia andata proprio così. No, non è andata così. E allora forza, parla, cosa è successo? Molto semplice, ho fatto una Super stupidaggine, ok? Eh, eravamo in giro con i ragazzi, faceva molto molto freddo. Così abbiamo hey, pensato hey, di bere qualcosa hey. e bevi un drink. Bevene un altro, Where mi sono ubriacato. Mi sono svegliato nel letto con questa donna sposato, ok? Non lo so nemmeno io quello che cappero è successo. E di sicuro non era questo il colore che volevo dare alla mia vita, lo vuoi capire? Che cosa? Tu scherzi, vero? Cioè, è, è una storia. Dimmi che è una storia, ti prego. Ti prego, dimmi che è una storia tipo di pipistrelli. Raccontami un'altra balla. Non dirmi che veramente è andata così, Mirko. Perché? Ma cosa sei, un robot? Sei scemo per caso? Eh? Cosa sei? Un dinosauro? Non sai contenerti? Eh? E lui sì sì, brava, brava, si fa l'applauso, bravissima, eh? Mi dispiace per il tuo lutto, guarda, guarda è stata una serie di lutti uno dopo l'altro, lascia stare. Eh, brava, brava, sta dicendo lui, eh, ti batto proprio le mani, eh? Brava, sì, complimenti, continua a scherzarci sopra, io sono disperato, devo uscire da questa situazione, eh? Impara a conoscere. E eh sì, brava tesoro, fai amicizia, presentati anche con quelle che sono poi le amiche, che sono, sono comunque ragazze delle sorte di zii, e di zii, mettiamola in questo modo, e qui lui, vabbè, lui dice ragazzi sfatto, distrutto, cerca di, di chiacchierare un po', caro, eh, discuti, fai così, chiacchiera in generale un po', racconta una storia sensazionale, chiacchiera un po' con tutti, ecco, cerca un attimino di... Perché ragazzi, eh, come, come fa questo tizio a poveraccio a, a, a tirarsi su cioè è stata la disfatta più totale qua ehm, eh? ma sai ma, ma cosa ti dice il cervello brava brava si pensa solo a giudicarmi. guardatelo ragazzi e quindi lei a quel punto vedendo che la disperazione di Mirko ragazzi è concreta è, diciamo che un po' torna in sé cioè nel senso è stata una cavolata di quelle stratosferiche però um, lo vede veramente ragazzi, giù. Quindi farà una conversazione profonda. Fatemi qui. Che c'è? Devo sentirmi altre prediche? Perché guarda, non sono proprio in vena. Non ho neanche ancora smaltito la sbronza. E per di più è stato un trauma. Che è successo ragazzi? È diventato adulto, oh mio Dio. È diventato anche adulto. E per di più oggi è anche il mio compleanno, ok? Lei va bene, ok. Dai, mi dispiace, non potevo saperlo, mi dispiace tanto. Guardate, lei cerca di consolarlo, ragazzi. Mamma mia, è una tragedia, ve l'ho detto, questo episodio è una tragedia su tutti i fronti. Al quel punto, ragazzi, lei dirà, guarda, io um, mi dispiace. Farà um, una conversazione profonda, darà consigli genitoriali. Perché gli dirà: Mi dispiace tanto, io non voglio in questo momento remarti contro. Perché, se veramente è andata come dici, deve essere stata veramente una batosta. E non ti giustifico perché sei stato veramente scemo, continua a dire lei. Però non ho voglia di litigare, non ho più voglia di litigare. Sono altri problemi. Eh, sono comunque una persona di mondo. Ma ti dico onestamente che finché tu non risolverai questa situazione, in questa casa, non metterai mai piede mai più ma come avevamo parlato che mi sarei dovuto trasferire qui mi dispiace ha detto ma è solo per questa notte folle mi punisci per questo non è una punizione sta dicendo lei ma quale esempio daremo ad Ada riflettici vuoi capire che non è facile come bere un caffè allora tutto bene lei è rimessa in piccia vabbè ragazzi perché ovvio Uh, lei sì, tutto bene, certamente. Prima che arrivassi tu, eh, certo. E poi, ragazzi, Shari è una che va dritta. Al Ma è venuta qui, tesoro, solo perché oh. c'è il computer. Credimi, resterebbe come una statua. Devi risolvere questa situazione. Contatta un avvocato, divorzia. E solo a quel punto amici, potrai entrare in questa casa. Va bene, sì. Pens pensi che non uh, avessi già pensato a tutto? Però pensavo saresti stata più dalla mia parte, Sherry. Mi sento già un'immondizia di mio. È soprattutto quasi che tu voglia punirmi. No, non voglio punirti, ma non voglio nemmeno perdere tempo a prendere mosche. Ok? E lui va bene, va bene. Se ne va scocciato. Quindi, ragazzi, questo è ciò che è capitato in realtà. Non è che il nostro. Eh, insomma. Si sia sposato di spontanea volontà, mettiamola in questo modo. È stata un po', no? Mm. Una cavolata, ecco, mettiamola così. Quindi con. Il mai una gioia che regna sovrano ragazzi Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio Perché anche meglio sono qui Rischiamo che crepano tutti i Redfield ragazzi In un colpo solo Io vorrei come dire Viverla a piccole dosi sta, sta sfiga perenne Quindi eh, a piccole dosi ragazzi Perché altrimenti eh, mi riduco come loro Ecco Quindi se l'episodio vi è piaciuto ragazzi Vi invito a iscrivervi al mio canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video Potete trovare tutti i vari modi per contattarmi Programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber Andate ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena, mi raccomando, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di Ada, nel prossimo episodio vi mostrerò meglio Ashley, secondo me ragazzi è proprio sputata al padre, ma proprio il ritratto, e fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa situazione, ecco è pure Furente, giustamente, di questa situazione... Uh, iniziamo bene, non voglio, bene, ok Di questa situazione che si è creata Ora fra Mirko e Sherry, perché qui ragazzi Ce n'è sempre una Quindi Io vi auguro un fantastico fine Settimana, una buona giornata O una buona serata, a seconda del momento In cui guarderete questo episodio Vi rimando, come sempre al prossimo Ormai lo sapete bene Sul Soul Simmers E non